Innanzitutto non varcate quella porta. In caso vi accorgiate che il vostro bagaglio non arriva, non uscite dall'area aeroportuale dove c'è il nastro per intenderci, ma rivolgetevi subito all'ufficio preposto all'interno. Nel solo 2023 nel mondo 36 milioni di bagagli smarriti o danneggiati negli aeroporti. L'Italia non fa eccezione, ma come comportarsi? Lo abbiamo chiesto a un esperto, all'avvocato Edno Gargano, che ci fornisce tutte le spiegazioni e indica una vera e propria corsa però contro il tempo. Allora, innanzitutto bisogna recarsi presso l'ufficio Lost and Found dell'aeroporto, quindi dell'ufficio bagagli smarriti che si trova all'interno dei nastri di riconsegna bagagli. Fate molta attenzione perché se uscite dalle porte scorrevoli della riconsegna bagagli non potrete più effettuare la denuncia. Dunque, dovrete recarvi presso l'ufficio Lost and Found dell'aeroporto, sporgere una regolare denuncia, vi rilasceranno un documento che si chiama PIR e poi state molto attenti perché entro 21 giorni dovrete inviare una PEC o una raccomandata alla compagnia aerea allegando anche il PIR. Se non lo fate entro 21 giorni non vi spetterà un risarcimento. Se questi bagagli poi non si ritrovano, cosa è possibile fare? Successivamente all'aver inviato questa raccomandata si dovranno attendere dei giorni sperando che il bagaglio torni, diciamo, alla base, ma qualora non dovesse tornare c'è un limite di risarcimento che è di circa 1.400 euro. Quindi dovrete chiedere alla compagnia aerea che vi risarcisca questi 1.400 euro. Purtroppo a nulla varrà sostenere che nella valigia c'erano dei beni che superavano i 1.400 euro perché la convenzione di Montreal che si applica in questi casi prevede un tetto massimo. Però prima di partire fare una dichiarazione di eccedenza bagaglio, cioè pagare un supplemento e quindi dichiarare che nel vostro bagaglio per esempio ci sono 3.000 euro di vestiti o comunque di beni. In questo caso vi spetterebbe un risarcimento maggiore. C'è poi il caso di danneggiamento dei bagagli. Se ve lo riconsegnano magari con la cerniera rotta, senza una ruota, purtroppo i bagagli ormai li lanciano, anche se non dovrebbe essere così. In questo caso dovrete fare la medesima denuncia presso l'ufficio Lost and Found dell'aeroporto e dovrete inviare la denuncia tramite PEC alla compagnia entro soli 7 giorni, altrimenti non vi rimborseranno nulla per il bagaglio danneggiato. Beh, diciamo c'è una corsa contro il tempo, però, avvocato. Purtroppo sì, i termini sono molto stringenti, però fortunatamente con le mail e con le PEC si riesce a fare in fretta. State attenti perché se vi trovate in vacanza e non tornate magari prima dei 21 giorni, questa comunicazione del bagaglio smarrito dovrete farla lo stesso. Quindi contattate la compagnia aerea appunto via mail o contattate me o qualche avvocato che si occupa di questo tipo di diritti e quindi attivate quantomeno la pratica. E purtroppo è sempre più frequente. Sì, i dati ci parlano di circa 36 milioni di bagagli persi nel 2023, sono cifre davvero incredibili. Fortunatamente l'80-90% delle volte vengono anche poi ritrovati e riconsegnati. Mettete sempre il talloncino, ma anche un adesivo magari ben evidente sulla valigia in modo da avere dei caratteri ben distintivi.